Il 21 maggio è ritornato sugli schermi televisivi I segreti di Twin Peaks, la serie creata da David Lynch che ha segnato l'immaginario collettivo. Nel 1990 il mistero della morte di Laura Palmer fu un vero tormentone e oggi riscopriamo quel mondo surreale con 10 curiosità. Nelle intenzioni degli autori, la cittadina di Twin Peaks doveva avere 5.120 abitanti, ma la ABC pretese che tale numero fosse moltiplicato per 10, perché temevano che una località desolata avrebbe influito negativamente sugli ascolti. La relazione tra Dale Cooper e Audrey Horn fu interrotta su richiesta di Kyle MacLachlan a causa della poca simpatia che correva tra Sherilyn Fenn e Laura Flynn Boyle, che ai tempi frequentava l'attore. Il personaggio di Madeline Ferguson fu creato a riprese già iniziate per un capriccio di Lynch, che voleva Sheryl Lee come membro del cast fisso, cosa difficile considerando che Laura era morta. Per le sequenze ambientate nella loggia nera, Lynch chiese agli attori di recitare le battute al contrario. Queste venivano poi invertite in post-produzione, dando l'effetto di una frase detta in modo corretto ma con una pronuncia inusuale. Per evitare fughe di notizie sull'identità dell'assassino di Laura Palmer, furono girate almeno due versioni dell'omicidio per mano di Bob, rispettivamente con Benjamin Hearn e Leland Palmer. Durante le riprese del primo episodio, la ABC chiese a Lynch di girare materiale aggiuntivo per la versione europea, in modo da poterlo vendere come un film autoconclusivo in caso si fosse deciso di non dare il via alla serie vera e propria. Quando la serie è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti, i vari episodi non avevano titoli. Questi furono aggiunti per la messa in onda tedesca e poi tradotti in inglese per il mercato americano. La seconda stagione fu una delusione per molti, attori compresi. Sherilyn Fenn, ad esempio, rifiutò di partecipare al film e MacLachlan si convinse solo dopo il ridimensionamento del ruolo di Cooper. Tra le storyline più folli della serie c'è quella legata alla resurrezione di Catherine Martell. Per quelle scene, l'attrice Piper Laurie dovette presentarsi sul set già truccata e fu fatto credere al cast che il personaggio fosse interpretato da un noto attore nipponico che non parlava bene l'inglese. La prima scelta di Lynch per il ruolo dello sceriffo Truman fu Robert Forster, costretto però a rinunciare. La parte fu quindi riassegnata a Michael Ontkin, il quale è andato in pensione nel 2011 e ha quindi rifiutato l'offerta di tornare nel revival. E adesso non resta che avventurarci di nuovo nell'oscura foresta che circonda Twin Peaks.